Ciao a tutti! Oggi prepareremo il patè di tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono acciughe, capperi, maionese, tuorlo sodo e tonno in scatola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i capperi, le acciughe, il tuorlo e il tonno che è sott'olio ma deve essere sgocciolato. Ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la maionese. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 6. Il patè è pronto, trasferire in una ciotola e riporre in frigo per 30 minuti prima di utilizzarlo. Patè di tonno. Si conserva in frigo per 3-5 giorni chiuso in barattoli di vetro. Ideale per accompagnare bruschette, crostini e tramezzini. Grazie e alla prossima ricetta!